sono un fotografo di moda. Quando ero piccolo ho iniziato a fotografare a 12 anni e non ho mai smesso. Questo 100 mm fuoco 2, 2.0 come piace dire a me, è un'ottica molto incisa, veramente una qualità su tutti i bordi di immagine, scomponendo di immagini, i settori, analizzando di uno ad uno. Comunque io ho notato che rimane costante, non ho visto delle cadute ai bordi, non ho visto degli errori nella linea, nella correttezza della posizione dei colori, rimane fedele a quello che uno effettivamente vede. Però io sono uno che ama scattare un po' morbido, un po' impastato, un po' con i flare in macchina, con le luci che entrano da tutte le parti, metto delle cose davanti all'obiettivo, mi piace sfocare, e anche qui, quindi violentando la lente, mi ha seguito. Non è una lente così tecnica, nella sua estrema tecnicità è una lente creativa, è una lente che permette a un fotografo di giocare, che forse è una delle cose più belle del nostro lavoro, è quello che ci mantiene vivi, è quello che ci fa continuare a sognare. Quindi io credo che consiglierei questa macchina non soltanto a chi veramente vuole l'iperqualità, ma a chi vuole l'iperversatilità di una lente, che ama violentare, appunto, come direi io, la luce. Uso gli arri, mischio i flash, ci butto un neon, metto i pannelli, frappongo. È una lente che mi serve, una lente che anche nel disastro continua a farmi vedere qualcosina, che mi dice ancora qualcosa del dettaglio che è nascosto. Questo è un grande pregio.